Buonasera. È la presidente della Compagnia di San Paolino. Stasera che significato ha questo pontificale? È un pontificale di riavvio della festa sospesa, una benedizione delle corporazioni al fine di poter avviare il cammino verso la festa 2023 che dovrebbe regolarmente tenersi, così come è già avvenuto per le città gemelle in rete UNESCO. Quindi il 2023 ci sarà la festa? Il 2023, a meno che non ci siano direttive ministeriali che lo impediscano, la festa dovrebbe essere ripresa con tutti i canoni e con tutte le sue tradizioni. Oggi ha un po' il significato di uno scambio della bandiera, di una ripartenza virtuale, ma allo stesso tempo una ripartenza concreta, perché finalmente riuniremo tutti i maestri di festa e il nostro pastore, Sua Eccellenza Monsignor Marino, darà avvio a quello che sarà il percorso religioso verso la festa 2023. Ma è voluto dalla Compagnia di San Paolino? È un'iniziativa voluta dalla Compagnia di San Paolino, aveva già avviato questa manifestazione il precedente consiglio e l'abbiamo portato noi a termine. Chiarisco che noi siamo in carica da pochi giorni, io stessa ho ricevuto il decreto da parte del Vescovo soltanto il 18 di ottobre. Quindi stasera inizia la ripartenza della festa, è vero? Ripartiamo tutti in vista del 2023.